L'ultima esperienza che presentiamo oggi è quella di Maria Grazia Campese, o meglio, insomma, della cooperativa Spazio Aperto Servizio che Maria Grazia presiede. Appunto, loro, dicevo prima, hanno deciso di prendere in carico la gestione del dormitorio Enzo Iannacci qui a Milano, che, come immaginate, nella seconda città italiana, un paese che è aumentato in questi anno e mezzo un milione di nuove poveri, è diventato un punto focale della città. Io non dico altro, passo la parola appunto a Maria Grazia, che ci racconti com'è nata questa cosa e la modalità innovativa che avete provato a sperimentare in quel contesto. Prego, Maria Grazia. Grazie, buongiorno a tutti. Grazie di questa occasione di riflessione di cui sentiamo grandemente bisogno in un momento che tanti abbiamo definito di transizione, dove ci sono gli strumenti, bisogna capire poi dove vanno le pratiche. Io, insomma, ho sicuramente un'esperienza meno strutturata che secondo noi però può portare come contributo al dibattito delle domande interessanti. Ci trasferiamo di contesto, quindi siamo in un'area metropolitana che ha volumi e numeri che sono quelli un po' a cui faceva riferimento Stefano, per cui ci impegnano a guardare su una scala che è molto ampia. Non a caso, Casa dell'Accoglienza Enzo Iannacci è il più grande dormitorio pubblico d'Europa in cui passano e permangono, insomma, per periodo di tempo variabile, circa 1200-1300 persone l'anno. Adesso i numeri sono ridotti in ragione delle restrizioni e dei vincoli legati alla pandemia. Questo processo in una Milano che fa dal nostro osservatorio, insomma, però essendo una cooperativa che ha delle filiere integrate, dei processi abbastanza significativi sul welfare locale, insomma, ci offre un osservatorio sicuramente rilevante, ci dice, suffraga quella tesi che qualche collega riportava, che gli strumenti vengono dopo le intenzioni, per cui sicuramente riconosciamo un contesto molto più favorevole, come la definisce un nostro collega, una tastiera degli strumenti molto più ricca che apre ad una serie di possibilità. Ma su quel tema delle intenzioni ancora c'è un grosso lavoro da fare, che però esperienze come quella di Enzo Iannacci ci hanno portato, come dire, a tenere viva nel dibattito politico che anche questo passaggio elettorale ha generato e che abbiamo cercato appunto di far precipitare su questi temi che per noi sono cruciali per il futuro del sistema paese, ma anche proprio di una città come Milano, rispetto alla quale purtroppo ancora prevale un modello di tipo prestazionale in un ambito di welfare locale che invece ha un grande bisogno di innovazione, perché se ha a che fare con tutti gli ambiti che riguardano la qualità della vita di tutte le persone, e questa cosa è stata più volte ripresa da Stefano, no? Dipende da qual è la finalità con cui ci approcciamo al nostro lavoro. Se ha a che fare con la qualità con gli ambiti di vita di ciascuno di noi e con le opportunità a cui ciascuno può accedere a seconda della condizione che sperimenti, può essere una persona con disabilità, può essere una persona che vive una situazione di difficoltà transitoria, se a questo andiamo e su questo ci prefiggiamo di lavorare anche come sistema della cooperazione, non possiamo che alzare livello. Allora, sicuramente questo momento, sia per gli strumenti che abbiamo a disposizione, sia per un tema di risorse non più scarse, quantomeno in prospettiva, che è un altro tema con cui abbiamo dovuto sempre confrontarci sugli ambiti tradizionali di intervento, pone sicuramente le basi anche a Milano per generare dei ragionamenti interessanti a cui peraltro cercherò anche di fare riferimento non solo riguardo a Casa Iannacci. Casa Iannacci, appunto, che ha quei numeri e che prima si chiamava Dormitorio Pubblico di Viale Ortles, e anche nel nome c'è una storia che speriamo evolva, poi diventa Casa di Accoglienza, per cui
un dormitorio che accoglie cittadini stranieri con permesso di soggiorno che ricadono nella protezione internazionale, persone escluse dal mercato del lavoro che non ci sono mai entrate, cittadini che lavorano ma che hanno che lavorano ma con uno stipendio insufficiente ad ottenere un'autonomia abitativa in una Milano dove il tema della casa, diciamo, è centrale e cruciale anche per promuovere percorsi di reale inclusione ed emancipazione, quindi persone che non arrivano alla fine del mese, persone con problemi psichiatrici, persone con dipendenze ancora attive che conducono vita di stenti, indebitate, sfrattate. Quindi già dal 2008 noi vedevamo, diciamo, un fenomeno che cambiava velocemente rispetto alle categorie di persone poi che intercettavamo, e quindi molto più diluito, che riguardava una platea molto più ampia di persone con una dimensione di multidimensionalità difficile da prendere in considerazione appunto con un approccio prestazionale. La pandemia ulteriormente, come dire, ha generato delle situazioni ancora più complesse rispetto alla quale questo approccio, quindi passando da una dimensione di possibilità ad una dimensione di necessità di un approccio appunto collaborativo, ha fatto emergere la necessità di generare per quanto riguarda una serie di soggetti che a vario titolo erano ingaggiate sulle prospettive di vita di queste persone, una convergenza senza la quale rischiavamo di muoverci in maniera frammentata e inconcludente. Questo l'abbiamo sperimentato, abbiamo visto proprio, come dire, come passare da un approccio all'altro, abbiamo sentito anche in termini di numeri e di percorsi che poi dal punto di vista appunto della valutazione che cerchiamo di mettere in campo sono usciti anche dal circuito di... Ti aiuto, no, magari ti do un aiuto per il racconto, sì, perché è interessante questo punto. Sì, certo. Lì c'è stata, secondo me, per come la leggo io, c'è stata la capacità, poi essendo qui a Milano conosco la vicenda, c'è stata la capacità, quando una cooperativa, con un soggetto territoriale è entrato nella gestione, c'è stata la capacità di cogliere un fenomeno, no? che il pubblico forse non riusciva a cogliere. Quel fenomeno, ovvero sia che intorno alla casa Iannacci non c'erano più, diciamo, gli emarginati che vivevano in contesti che bisogna, come dire, gestire con processi di prima soglia, sì, e contenere, ma c'erano le nuove povertà anche legate al Covid, c'erano gente per esempio che lavorava che non aveva però il posto da dormire, che quindi qualche skills, qualche capacità ce l'aveva, e lì l'intuizione di Spazio Aperto Servizio è stato quello di dire: bene, queste persone che sono un fenomeno nuovo, su queste persone si può investire in termini di inclusione e l'inclusione sociale. Da qui, come dire, l'idea appunto di una coprogettazione, di una cogestione della casa Iannacci. Assolutamente. Ti aiutavano così per dare qualche milestone anche a chi ci sta seguendo. No, infatti il passaggio è stato proprio questo, per questo parlavo di necessità di rimettere in discussione un modello prestazionale, non solo per una dimensione virtuosa che va verso un certo tipo di percorso, ma per una dimensione necessaria, perché se si voleva ottenere un cambiamento, perché prima, come giustamente dicevi tu, intercettavamo persone che stramandavano il disagio di generazione in generazione, che appartenevano un po' a quelle categorie. Dopo, già dal 2008, ma poi col susseguirsi degli eventi che ha caratterizzato, insomma, un po' la storia del nostro paese, si è verificato quel tipo di fenomeno. E quindi, come dire, per noi generare un cambiamento tangibile, misurabile nella qualità della vita di queste persone richiedeva innanzitutto di chiamare in campo tutta una serie di soggetti, perché i primi elementi che vengono rispetto ai quali si deve andare a lavorare hanno a che fare evidentemente con la casa, col lavoro, con le reti territoriali, quindi inevitabilmente per noi creare dei link che poi hanno creato proprio una convivenza all'interno proprio di uno spazio fisico che è la casa, ma che è anche il centro San Martini, che è il centro, diciamo, lab da cui parte la presa in carico, per usare un termine anche qui ugualmente però la presa in carico della persona, il primo incontro, la prima relazione, far convergere all'interno di uno stesso spazio una serie di soggetti in modo che fisicamente la persona non dovesse peregrinare in 100.000 luoghi, ma che trovasse lì la possibilità di una risposta ricomposta che andasse un po' appunto a riguardare tutti gli ambiti di vita, è stato, come dire, un passaggio che noi abbiamo provato a mettere in campo e che si è rivelato estremamente funzionale
nazionale per come dire, agganciare, come dire, una visione di cambiamento per promuovere anche quella dimensione di inclusione del destinatario, che è ultimo della politica, della prestazione della misura, che non è solo il terminale finale, ma è il protagonista, insomma, di questo tipo di percorsi, creare un setting favorevole proprio all'inclusione anche delle sue aspirazioni in una dimensione di progettazione indubbiamente più onerosa, ma senz'altro più efficace. E questo lo racconta il fatto che praticamente i percorsi, tra virgolette, andati a buon fine, adesso qui per essere il meno tecnica possibile, sono praticamente raddoppiati rispetto alle persone che sono passate dalla casa. Avere attivato anche un sistema di apertura al territorio, che poi nella fase pandemica ha permesso di reclutare oltre 100 volontari che sono stati in un sistema di risorse scarse, che ha visto l'interlocutore comune meno, diciamo, incline a riconoscere immediatamente diciamo, la valorizzazione di alcune prestazioni che non rientravano proprio nel setting dei servizi tradizionali, sono state una risorsa incredibile per favorire, come dire, una flessibilità nel ripensare dei percorsi su numeri così ampi come quelli che Ortles evoca e richiama, ma con elementi di attenzione anche alla storia personale di ciascuno, che hanno fatto in modo davvero che dal punto di vista, appunto, degli obiettivi sia di protezione sanitaria ci siano stati una percentuale di contagi pari allo 0,05%, ma anche la possibilità, come dire, di mantenere una situazione di vivibilità e anche di possibilità di ciascuno di mantenere vive quelle relazioni o quelle attività che comunque hanno favorito una convivenza per un periodo molto più lungo, perché prima le persone potevano, come dire, uscire e entrare da Ortles in pandemia, come dire, anche loro hanno vissuto il lockdown e quindi per persone in situazione di precarietà anche di vita, di salute, di lavoro, non è stato semplice, però ha permesso, come dire, di scollinare quel periodo e anche di, come dire, di consentire l'efficacia di alcuni percorsi, soprattutto in quel caso la protezione sanitaria. Quindi questo tema ci ha sollecitato a come dire, a modellizzare un po' questo tipo di intervento, che è stato frutto, come diceva prima qualcuno, più che di un dispositivo, di un processo che noi abbiamo sentito di mettere in atto, che ha riguardato un coinvolgimento incrementale di diversi soggetti, dall'INPS alle imprese del territorio, all'attivazione di una cabina di regia mista pubblico-privata, anche se in quel momento eravamo in un regime di appalto tradizionale, quindi non era previsto dall'appalto, ma abbiamo sentito la necessità di attivare una cabina di regia, di promuovere la presenza di quei servizi orientativi al lavoro, il CELAR, piuttosto che servizi di formazione professionale, una convergenza non solo di obiettivi, ma anche proprio di presenza in un medesimo luogo, perché questo abbiamo visto che favorisce su una città come Milano, estremamente dispersiva, che favorisce questo tipo di dei processi realmente collaborativi. Questo movimento che si è generato, insomma, su delle spinte, anche su un certo tipo di pressioni che abbiamo vissuto in funzione di eventi esogeni, esterni, che ci hanno consegnato la necessità di ripensare un modello, sono state anche consegnate all'ente pubblico con il quale sentiamo di trovare, come dire, una comunanza di intenzioni, questo come rappresentazione di un sistema pubblico e privato che appunto necessariamente deve convergere. La reazione è quella che un po' Stefano sa, che ha generato un dibattito del tutto strumentale riguardo al tema delle esternalizzazioni, per cui ci ha fatto fare un passo indietro molto difficile da metabolizzare in un tempo in cui accarezziamo la prospettiva di esperienze virtuose come quelle che sono state raccontate, ma che ancora, come dire, trovano in quell'assenza di condizioni che qualcuno citava come necessarie per favorire questi processi, ancora degli elementi che poi generano delle conseguenze per quel che ci riguarda, non tanto sul sistema della cooperazione sociale, che tutto sommato su un sistema di prestazioni purtroppo ha generato, come dire, un sistema su cui oggi stiamo provando a lavorare, che tutto sommato, diciamo, ha avuto una sua tenuta, ma sui destinatari, sulle persone di cui
come dire, abbiamo l'ambizione di poterci occupare creando quel meccanismo di equità che favorisca il medesimo accesso alle condizioni a cui facevamo riferimento, che hanno a che fare con la casa, col lavoro, con l'educazione, col tempo libero, insomma, con le aspirazioni, con la tenuta della famiglia, insomma. È questo che ci proponiamo di Ortles. È abbastanza emblematico da questo punto di vista, perché, come dicevamo, passano persone di tutti i tipi, per cui se non si ha un approccio multidimensionale, non si supera questa dimensione di prestazione, è veramente impossibile. Ecco, ma ragazzi, come è stato, perché è l'altro punto forte, no? Come è stato possibile che tu hai detto giustamente che la regola d'ingaggio era un bando tradizionale, no? Su quel bando tradizionale però avete dovuto innestare altri tipi di meccanismi, che sono poi i meccanismi collaborativi che descrivi adesso. Questa cosa qua, che tipo, anche se vuoi, di tensioni, no? Lo dico in termini oggettivi, ha generato anche nei confronti del rapporto con la committente, che in questo caso la pubblica amministrazione, insomma. Allora, innanzitutto, come dicevi tu, è stato possibile farlo attraverso, mettendo in campo, anche in un bando che non lo prevedeva, delle modalità di autofinanziamento, anche la convergenza di risorse da parte di privati e anche di fondazioni, che hanno generato un progetto che ha un nome terribile, tipo Adotta un Barbone, che insomma mi fa fatica ancora a dirlo, però nella sostanza, a parte questa diminuzione del nome, però nella sostanza, come dire, ha generato un'attivazione del territorio estremamente proficua e significativa, anche una relazione che ha, come dire, generato fiducia e ingaggio da parte delle persone. Insomma, essere inseriti in un sistema territoriale che in una dimensione non paternalistico, assistenzialista, si è veramente messo a disposizione per fare in modo queste persone avessero le stesse opportunità, insomma, è stato estremamente prezioso. Per cui è stato possibile perché abbiamo messo in campo delle risorse non solo monetarie, ma anche di altra natura, non richieste, sulle quali, come dire, abbiamo trovato grandissima, grandissima risposta. Sicuramente ha generato delle tensioni rispetto ad una dimensione politica, rispetto un po' al fatto che questo luogo è sempre stato un luogo identitario della città, e quindi il Comune di Milano ne rivendica fortemente, come dire, il ruolo centrale, insomma. Per cui da questo punto di vista ci sono state delle tensioni che peraltro tu anche conosci, che hanno generato dei comunicati stampa da parte dei reciproci enti, anche un po' delle commissioni consiliari che hanno dibattuto sul tema. Però per noi è stato comunque prezioso passare da quel conflitto per poi andare a ragionare su un tema di risultati che non mentono, sono palesi, sono evidenti, rispetto ai quali abbiamo dovuto necessariamente trovare una convergenza e dire che forse con il contributo di tanti, molti e non ultimi i destinatari delle attività, questa esperienza doveva diventare un modello inedito che verosimilmente non nel prossimo bando, ma che sarà un po' un anno di saldatura per tenere insieme tutti i servizi, ma in quello che verrà dopo, che quindi sarà il reale passaggio tra un corso e l'altro, che possa essere una reale coprogettazione in cui si parte da una coprogrammazione che dovrebbe essere assolta in una fase precedente sulla necessità di affrontare diversamente il tema della povertà, delle nuove povertà, dell'emarginazione a Milano, con un'analisi di contesto estremamente puntuale e con la consapevolezza che i sistemi istituzionali, l'assistente sociale di territorio non sono più in grado di intercettare quantomeno queste situazioni. Non parlo di costruire risposte, ma di intercettare, non perché non esprimano valore, ma perché il fenomeno è talmente di riguarda categorie che fanno fatica ad approcciarsi a quel sistema, e poi riguarda dei numeri che così consistenti, che avere un sistema territoriale di sentinelle, di soggetti in grado di interfacciarsi con questi soggetti,
con queste famiglie, con questi sistemi diventa fondamentale. Per cui sicuramente sperando che appunto i piani di zona o comunque sistemi di coprogrammazione a cui il comune sta provando a ripensare facciano convergere, come dire, una visione rispetto a dei temi. Prima citavo anche la casa, poi mi piacerebbe fare un riferimento all'agenzia dell'abitare, che è un'altra esperienza interessante su una Milano che è in una bolla speculativa, su temi come quelli della povertà, e quindi dovrebbe, si è maturata quantomeno la consapevolezza, e spero poi in futuri seminari di potervi raccontare come andare avanti, perché adesso... No, questo sì, ce lo teniamo come... Diceva disordinato e poco... che può non fa riferimento a dei dispositivi specifici, però a me per una città come Milano sembra estremamente prezioso, come dire, che su numeri così significativi, su ambiti così rilevanti per il futuro di questa città a due velocità, si passi dalla una dimensione di possibilità ad una dimensione di necessità di un certo tipo di approccio. Io mi fermerei qui, ti ringrazio.